del medico, la dottoressa Cristina De Aris, che invece di Bolzano viene e ci dice che cosa cambia dei panni del medico e sotto i panni del medico. Parte della vita e che non mi ha mai spaventata e tuttora non mi spaventa.
Infatti le sofferenze negli anni non sono cambiate, nel senso che la malattia è proceduta, tuttora procede, ho sempre, e comunque tuttora sto cercando di trovare delle spiegazioni e trovare finalmente la forza per proseguire il cammino. E credo che la musica sia l'unica cura per la solitudine, la vergogna e la sofferenza. Ma alcuni sentimenti si nascondono così profondamente nel cuore che solo la musica può aiutarci a ritrovarli. E alcune verità sono così dolorose che solo la musica può aiutarci a sopportarli. Questo era quello che io ho pensato in, una de- in uno dei miei percorsi di cura. E tante volte mi sono chiesta, ma come mai è così difficile vivere? Come mai io non ho mai avuto niente di facile, non ho mai capito il perché? Ci sono persone che con uno schiocco di dita fanno le cose, invece sono sempre in salita, percorro sempre la strada più lunga quando devo fare le cose. Però poi alla fine vi devo anche dire che è la strada che mi dà più soddisfazione. E beh, certo, se la strada più lunga è a livello ospedaliero, insomma, pensiamoci un attimo. Però la musica, anche in questo caso, mi aiuta a superare e a percorrere questa strada in salita. Allora, durante le cure mi hanno presentato una serie di psicologi per aiutarmi, insomma, a superare i momenti di difficoltà. E una psicologa mi ha detto, ma come mai sei ancora qua? Come mai non hai deciso di prendere delle altre strade? Io ho risposto, ti racconto la mia storia, però quando non ho mai pensato di porre fine alla mia vita con i metodi di cui tu mi stai, che tu mi stai proponendo, di cui tu mi stai parlando, perché ho imparato a superare le difficoltà con le barzellette, con la musica, con ciò che mi fa divertire. La malattia fa parte della vita, io mi sto divertendo a superare le difficoltà, anzi adesso è diventata una sfida. E una sfida che mi rende libera, e questa libertà che io provo è la libertà che mi ha inculcato proprio la musica. Cioè quando io partecipo a un concerto, che sia in un reparto di oncologia, sia in qualità di paziente, sia in qualità di medico, proprio comunque io mi sento libera. E alla fine, avendo sempre vissuto in un reparto di oncologia, che cosa potevo fare se non il medico? Cercando di farlo nel modo più discreto possibile. E anche come medico ho capito quanto la musica sia in grado di integrare e di curare, quanto la musica sia in grado di abbattere le barriere e i pregiudizi. Ho visto che la musica è probabilmente il farmaco più potente non chimico che abbiamo a nostra disposizione. E per cui quando parlo col paziente, in generale io parlo poco, non sono una persona che parla lungo, in generale anziché parlare preferisco ascoltare, perché credo che nell'ascolto qualcosa di noi ci lasci per diventare forza nell'altro, in un coro polifonico che rappresenta il valzer della vita. E quindi se ci sarà un'altra vita, spero di viverla per la musica. Vorrei ringraziare prima di tutto il mio primario, il dottor Greif, che mi ha permesso di essere qua, che mi ha dato questa grande opportunità e che credo veramente sia una persona di un'umanità eccezionale. Ringrazio tantissimo i miei oncologi, ringrazio i miei amici, la mia famiglia e i pazienti che mi hanno permesso di essere qua e che mi hanno aiutato comunque nella elaborazione di questa relazione. Ma da ultimo vorrei ringraziare la musica.